Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning. Torniamo finalmente sul canale con un video molto interessante in quanto andremo a parlare di condensa nei fari. È inverno, fa tanto freddo e è per, diciamo, il periodo migliore in cui si forma la condensa nel faro. E infatti, proprio da circa un mese, sono stato colpito da questo fenomeno sui fari nuovi della mia Mito e dico: ma com'è possibile? Non mi ha mai fatto condensa. E ho iniziato a informarmi al riguardo e mi sembrava strano che avessi chiuso male i fari, infatti i fari sono ben sigillati e il problema non è di questo tipo. E quindi niente, ho cominciato a navigare sul tubo e mi sono anche informato grazie a un ragazzo, Davide, vi lascio il suo Instagram, diciamo ci confrontiamo spesso per quanto riguarda argomento luci, LED e appunto anche questo fenomeno, e proprio lui mi ha consigliato di guardare un video di un YouTuber, se vogliamo, un tecnico che si occupa proprio del settore luci a LED italiano. Quindi ragazzi, io ho comprato proprio, vi faccio vedere. Ho comprato questi filtri, se vogliamo chiamarli così, questo tessuto preformato, e questa è stata la soluzione al problema condensa nella mia macchina. Vi invito quindi a guardare innanzitutto il video spiegato veramente bene sulla condensa, cos'è il fenomeno fisico, come funziona e tutti i vari stratagemmi per risolvere questo problema. Qui sotto in descrizione, grazie a Roberto Gaudeli Channel. E niente, ho comprato queste cose, dico: ma funzioneranno? Non funzioneranno? E beh, alla fine, dopo svariati tentativi, devo dire che hanno funzionato. Come si applicano? Facilissimo, basta formare la sagoma del tappo, bucare il tappo e questo poi si va a inserire. Nel mio specifico caso l'ho fatto solo sui tappi degli abbaglianti, quindi quelli sopra. Inizialmente, sono sincero, non funzionavano perché avevo fatto il buco, il foro del tappo troppo piccolo, quindi ho deciso piano piano di allargarlo fino a trovare diciamo il miglior flusso d'aria possibile, perché questo come funziona? Un filtro permette lo scambio di aria fredda del faro, aria calda della macchina. Ciò non si presentava quando avevo le luci alogene e sono sincero, non si presentava sui fari che avevo prima, forse perché di un'altra marca, magari hanno un sistema di flusso dell'aria diverso, non lo so. Fatto sta, su questi fari mi è successa questa cosa e niente, questa è la soluzione, semplice. Un piccolo filtro dell'aria, se vogliamo chiamarlo così, tappo forato, si applicano dietro, la condensa sparisce. Quindi ragazzi, che dire, video molto breve però intenso, mi sentivo in dovere di fare una cosa del genere perché mi sono dannato l'anima quando ho visto la condensa nel faro. Uno, perché siete passabili di multa, comunque avete tutto il faro pieno di condensa, non siete visibili, quindi siete passabili di multa. Inoltre, è anche una cosa pericolosa perché riduce notevolmente l'illuminazione dei vostri fari. E quindi, uno, non ci vedete voi, due, non vi vedono quelli dall'altra parte della strada. E quindi, in ambito di sicurezza, direi che è una cosa abbastanza importante, pericolosa. Quindi, Roberto Godoy Channel, link in descrizione, e vi lascio anche il link direttamente all'acquisto di questi. Non è un video in collaborazione, ma è stata veramente una scoperta assurda e la dovevo portare sul canale. E quindi niente, spero che questo breve video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, commentate per qualsiasi dubbio o informazione. Mitch Tuning vi saluta, ciao a tutti ragazzi.